Allora, secondo esercizio. Qui andremo a fare una cable press, quindi non abbiamo a disposizione la dual cable perché è troppo vicino allo specchio. Utilizzeremo i cavi incrociati. Panca posizionata avanti, più andiamo avanti più chiudiamo l'angolo e faremo un 3 set da 8-12 ripetizioni. Stiamo in questo rep range, tenendo 3 secondi di squeeze e 3 secondi di max stretch per ogni ripetizione. 3 set, semplice ma efficace. Come vi ho detto, non facciamo cose troppo complicate nella settimana pre-gara, lavoriamo molto sulla contrazione, sullo stretch, isometrie. Piace molto questo esercizio perché hai tensione su tutto il ROM di movimento, perché se dovessimo fare lo stesso esercizio con i manubri in alto perdi un po' tensione, invece questa peculiarità del cable press è che comunque anche in fase di massimo accorciamento hai tanta tensione, quindi a livello proprio di stimolo mi piace davvero tanto. Fatto una piccola variazione per non dare sempre lo stesso stimolo. Prima carico leggermente minore, stiamo sulle 8-10 ripetizioni. Secondo set aumentiamo leggermente, sempre max rep, adesso ne ho fatte 5-6 mi sembra, sempre tenendo 3 secondi di stretch e 3 secondi di iso in alto. E adesso diminuiremo ancora dal peso di partenza e staremo circa sulle 12-15 ripetizioni, ipoteticamente anche stando più alti. Quindi 3 set, 3 stimoli diversi, ovvero 3 RM diversi. Mm.